Ciao a tutti, bentornati nel canale. Allora, oggi facciamo un video, zero teoria, tutta pratica, quindi praticamente partiamo subito. Vi faccio vedere come farò il tagliando del mio mezzo. È un daily 3512, quindi parliamo di un 2.5 TDI da 116 cavalli con intercooler. Faremo il cambio del filtro dell'aria, cambio del filtro dell'olio, cambio dell'olio e cambio del filtro del gasolio. Quindi adesso ci spostiamo subito all'esterno. Ovviamente faccio una premessa importantissima: io non sono un meccanico, non lo sono mai stato e molto probabilmente non lo sarò mai, quindi questo non è un video tutorial, ma vi farò vedere come effettuo la manutenzione ordinaria del nostro mezzo. E poi al termine del video parliamo un attimino di prezzi, quindi di quello che ho speso per i pezzi di ricambio e della periodicità con la quale effettuo questo genere di interventi. Quindi bando alle ciance, ci spostiamo subito all'esterno. Allora, quindi abbiamo qui, spero che si veda, la presa d'aria, quindi da qui l'aria entra all'interno di questo alloggiamento dove appunto è alloggiato il filtro dell'aria, che segue la sua azione filtrante, quindi esce pulita da questo collettore. Il collettore poi, spero si veda, no, ovviamente la turbina non si vede, comunque affluisce all'interno della turbina, l'aria viene compressa, quindi in uscita arriva qui all'interno dell'intercooler, dove viene raffreddata e poi inviata all'interno del motore. Nel nostro caso, per sostituire il filtro dell'aria, che ripeto è contenuto qui all'interno, l'operazione va svolta da sotto al pianale del camper. Adesso vi faccio vedere. Allora, ci troviamo sotto al pianale del camper. Con lo smontaggio del filtro dell'aria sostanzialmente bisogna rimuovere questi tre innesti rapidi. Sinceramente non so come si chiamano, quindi se qualcuno lo sa me lo scriva nei commenti. Comunque è semplicissimo, si ruotano e sostanzialmente viene via questa sorta di carter che è a protezione del tappo del nostro filtro dell'aria, che è qui sotto. Per lo smontaggio è semplicissimo, perché si rimuovono questi due fermi metallici e lui praticamente dovrebbe venire via qui da sotto, e lo vediamo qui, ok? E adesso qui all'interno andremo ad inserire il filtro nuovo. Vedete, identico all'altro. Ovviamente c'è una parte chiusa e una parte aperta. Nel mio caso ovviamente la parte chiusa andrà rivolta verso la parte bassa del mezzo. Così il filtro è rimontato. Adesso andiamo a rimontare il suo carter di protezione, che si mette praticamente nello stesso identico modo col quale l'abbiamo tolto. Adesso, per procedere alla sostituzione dell'olio e poi del filtro dell'olio, dovrò prima andare a smontare questo carter di protezione della coppa dell'olio, e poi da lì, una volta rimosso, potrò accedere agevolmente al tappo della coppa dell'olio. Quindi rimuoviamo il carter. E per adesso lo appoggiamo. Prima di procedere alla sostituzione dell'olio, ho tirato su la stina del controllo del livello e ho tolto il tappo di rabocco dell'olio. Perché lo facciamo? Per permettere all'aria di entrare fino ad arrivare in coppa, il che agevolerà lo svuotamento completo, più veloce e più regolare dell'olio motore, da tutto il motore e dalla coppa. Allora, qui abbiamo il tappo della coppa dell'olio. In questo caso è a testa esagonale da 22. Adesso andrò ad utilizzare una chiave a bussola da 22 col suo cricchetto. Ora, quali inconvenienti potremmo incontrare? Il più comune è quello che il tappo non si sviti, perché magari la volta scorsa è stato avvitato troppo, è stato messo dell'ermetico. Quindi adesso proveremo con una chiave a bussola. Evitate le chiavi inglesi, quelle poligonali aperte che non fanno ben presto e rischiate di smussare gli angoli della testa. Quindi proviamo con il nostro cricchetto e vediamo come va.
Infatti, come pensavo, è molto molto duro. Quindi in questo caso chiediamo consiglio alla scienza, che ci suggerisce di utilizzare una leva. Quindi adesso prendo un tubo di ferro e proviamo a svitarlo. Ecco, come vedete ho inserito qui un tubo di ferro sul cricchetto. Quando fate questa operazione, ovviamente c'è la vaschetta di raccoglimento sotto, fate attenzione quando svitate che il tappo potrebbe cadere all'interno della vaschetta. Se cade non ci fa niente, lo recuperate, magari adesso cadrà, però se riuscite lo prendete prima. Adesso applichiamo un po' di forza. Ecco, e come vedete si è smollato. Non l'ho detto prima, ovviamente io prima ho acceso un po' il motore, un quarto d'ora, 20 minuti, per far scaldare un po' l'olio, in modo che si fluidifichi meglio e possa, oltre a scorrere e a svuotarsi più velocemente, anche svuotarsi in maniera più completa. Ed ecco qui, adesso attendiamo che si svuoti completamente. Probabilmente ci vorrà una mezz'oretta. Nel frattempo aspettiamo. Allora, come vedete, l'olio ha smesso di colare. Come vi dicevo, se fate questa operazione quando l'olio è un po' caldo, defluisce molto più velocemente e regolarmente. Comunque ci ha messo molto poco, credo ci abbia messo circa 10 minuti. E adesso qui invece sopra abbiamo il nostro, ve lo faccio vedere, il nostro filtro dell'olio, che è questo, lo riconoscete normalmente perché è di colore nero, alternativamente lo potreste trovare bianco, ma comunque sempre collegato direttamente vicino alla zona della coppa, comunque collegato direttamente al motore. Adesso, per rimuoverlo, andiamo ad utilizzare una chiave, questa qui si chiama chiave a nastro, che sostanzialmente si allarga o si stringe in base al diametro del filtro che va smontato, andando ad agire qui su questa brugolina. Utilizzo queste non perché è una chiave a catena, avevo già una chiave a catena, ma avevo un diametro tale per cui non riuscivo ad abbracciare completamente il filtro, quindi era inutilizzabile. Per cui, se acquistate una chiave a catena, accertatevi in base, perché poi anche di quelle tipologie ne esistono tante varianti, accertatevi che vada bene per il vostro filtro. Comunque, adesso facciamo altro che allargare la nostra bella chiave a nastro. Ci sarà da lavorare qui in questo spazietto, in realtà non è neanche troppo scomodo. Ecco, e come per il tappo della coppa dell'olio, dobbiamo sperare che non sia particolarmente piantato. Quindi inseriamo la nostra chiave e andiamo a serrare. Quando fate questo lavoro, cercate di mettere la vaschetta di raccoglimento sotto, perché adesso potrebbe colare un po' d'olio. Quindi proviamo a svitare, come vedete scorre, quindi va stretta un po' di più. Ecco, come vedete si sta svitando, non era stretto proprio a morte. Quindi arriviamo a fine corsa, riallarghiamo la nostra chiave e ci riallarghiamo. Ristringiamo e andiamo a ruotare, riallarghiamo e continuate fino a smontare del tutto il vostro filtro, fino a quando praticamente non riuscirete a ruotarlo a mano. Vediamo se riusciamo. Si dovrebbe già togliersi a mano. Proviamo. Ecco qua. E qui abbiamo il nostro filtro dell'olio. Sta perdendo giusto qualche goccia di olio perché avevamo ben svuotato tutto il motore e la coppa prima. Adesso lo andiamo a sostituire. Qui abbiamo il nostro filtro nuovo. Prima di montarlo, anche utilizzando l'olio esausto, andate leggermente a lubrificare con il dito le sue guarnizioni. Andiamo a inserire il filtro nuovo. Lo avvitiamo a mano fin dove riusciamo.
e poi per serrarlo andiamo a riutilizzare la nostra chiave a nastro facendo giusto un quarto di giro, o se serve leggermente di più se non siete riusciti a stringerlo bene con le mani, ma senza serrarlo troppo. Una volta che abbiamo riavvitato il nostro filtro dell'olio, adesso dobbiamo andare a richiudere con il suo tappo la coppa. Quando lo fate, ricordatevi di sostituire la guarnizione in rame precedente, quindi acquistatene una nuova, costa meno di un euro, e l'andate a sostituire. Perché? Perché va sostituita, quindi è meglio mettere la guarnizione nuova. Sono guarnizioni in rame, le prendete del diametro giusto, in questo caso è ovviamente una guarnizione da 22, la si mette qui sul tappo e si riavvita il tutto. Quando andate a riserrare il tappo della vostra coppa andrebbe utilizzata una chiave dinamometrica rifacendosi ai valori riportati sul libretto di manutenzione. Nel nostro caso, non avendocela, non avendo il libretto, comunque andiamo a serrare a mano provando a portarla alla coppia di serraggio col quale l'abbiamo smontata poco fa. Quindi la serreremo tanto con il nostro cricchetto e poi leggermente col tubo andremo a dare quel quarto di giro per chiuderla bene. Adesso questa guarnizione, forse non l'ho detto prima, si andrà a schiacciare in tenuta, quindi sull'alloggiamento appunto del tappo. Ok, riserrato il nostro tappo, non ci resta adesso che andare ad inserire il nostro olio motore all'interno del nostro motore, quindi ci spostiamo all'interno del camper. Adesso andiamo a rabboccare il nostro olio motore. Vi faccio un esempio: per il nostro Daily 3512 il libretto d'uso e manutenzione suggerisce di utilizzare l'Urania, è un olio minerale, il 1540 nella versione LD7. Perché utilizzo l'Urania? Precedentemente avevo utilizzato un 1040 sintetico, mi mangia tanto olio, voglio provare ad utilizzare quello suggerito dalla casa costruttrice e vediamo come va. Ad ogni modo, in questo caso nel nostro motore vanno circa 7 litri di olio, che dovrebbero corrispondere a poco meno di 6,5 kg di olio. Quindi adesso cosa faccio? Inserisco il primo fusto da 5 litri, inserisco un altro litro, quindi non inserisco subito i 7 litri e piano piano vado a verificare il livello una volta che attendo che si sia depositato in coppa fino ad arrivare ad un livello ottimale. Quindi ho inserito il mio bel imbuto nel tubo di rabocco e partiamo con i primi 5 litri. Quando fate questo lavoro ricordatevi di alzare la stina in modo da agevolare anche qui l'uscita dell'aria per permettere un riempimento veloce del vostro olio motore. Nel frattempo ho depositato circa 6,5 litri di olio. Adesso dobbiamo attendere un po' perché è un 1540 minerale, quindi molto viscoso, ci mette tanto a depositarsi. Attendiamo un po' e poi andiamo a fare la prima verifica con la stina per vedere se è già sufficiente o se è necessario inserirne e aggiungerne ancora un po'. Adesso abbiamo terminato di inserire l'olio, il livello è già corretto. Una volta che avete terminato tutte le operazioni, accendete il motore e andate a verificare sotto se non ci sono perdite di olio strane, per esempio dal filtro piuttosto che dal tappo della coppa. No, qui abbiamo il nostro solito filtro del gasolio. Adesso vado ad utilizzare la solita chiave, una chiave a nastro, per andare ad aggrapparlo e a smontarlo. Per farlo ve lo mostro, ho già inserito la chiave. Vado a serrare per bene, così, e inizio. Come vedete, si smonta facilmente. Continuiamo fin quando non si molla per bene. Vedete, il filtro è pieno di gasolio che adesso andrò a scaricare su una vaschetta. Come vedete, io dal vecchio filtro vado a smontare ovviamente il supporto, quello con il cablaggio elettrico, che andrò a riavvitare sul nuovo filtro.
così, in questo modo qua. Adesso, prima di andare a riavvitare il nuovo filtro, lubrifichiamo per bene le sue guarnizioni, utilizziamo il gasolio stesso, quello che abbiamo recuperato, e lo andiamo a riavvitare avendo cura prima di riempirlo, per evitare di impazzire poi nello spurgo dell'aria del circuito. Una volta che insomma abbiamo stretto a mano, andiamo a dare anche qui il solito quartino di giro per assicurarci che sia stato correttamente serrato. Una volta che abbiamo riavvitato il gasolio, adesso, per quanto bravi possiamo essere stati, io non è il mio caso, verosimilmente sarà entrata aria nel circuito di alimentazione del gasolio, la quale va spurgata naturalmente. Ora, in questo mezzo qui, per spurgarli, spero si veda là in fondo, c'è una livetta di una pompetta a mano, è questa qui. Vediamo se riesco a farvela vedere. C'è una levetta lì. Adesso dovrò pompare manualmente il gasolio all'interno del circuito e dopo vi faccio vedere come spurgare. Sostanzialmente dovrò pompare così a mano fino a che non sento che la levetta si indurisce, segno che insomma c'è pressione nel circuito, e poi vi farò vedere come spurgare l'aria che si è insinuata all'interno del circuito. Adesso vi faccio vedere, ho pompato un po', vado a mollare un po' questa vite e dovrebbe uscire dell'aria. Quindi, una volta che avete spurgato per bene, fate una prova di accensione del motore, verificate anche in questo caso che non ci siano perdite di gasolio nelle tubazioni, soprattutto in corrispondenza del vostro filtro del gasolio. Quindi rieccoci all'interno del mezzo e parliamo un attimino di prezzi, quindi quello che ho speso per i singoli pezzi di ricambio, me li sono segnati qui. Allora, io ho speso per circa 6 litri d'olio motore, che tra l'altro è quello prescritto da Liveco. E un filtro dell'aria, filtro carburante, filtro dell'olio, ho speso circa 90 euro, ok? Prodotti anche di qualità, perché appunto dicevo l'olio è il suo, il filtro dell'aria era molto buono, stesso discorso quello del gasolio, comunque circa 90 euro. Periodicità della manutenzione. Questo genere di interventi, ovviamente, ognuno, ogni meccanico, chi se lo fa da sé, si rifà quello che il libretto d'uso e manutenzione del proprio mezzo, dove vengono prescritti gli interventi da fare con la periodicità. Periodicità che varia sia in funzione del tempo, quindi che è relativa sia al tempo che alla percorrenza in chilometri. Per non sbagliare, visto i costi e i prezzi, cerco di sostituire quello che ho sostituito nel video di oggi, sostanzialmente una volta all'anno. Quindi non c'è altro da aggiungere, io come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like se il video vi piace, tra l'altro vi ricordo anche che siamo sempre attivi su Instagram, e nulla, ci vediamo al prossimo video. Aloha!